ghanesi sgozzati e gettati in mare, sacrifici umani come riti propiziatori per fare cessare l'ira degli spiriti e far tornare il mare calmo. Un ragazzino di 16 anni ha raccontato ai volontari di Save the Children dell'inferno consumatosi sotto i suoi occhi. Una storia pare confermata anche da altri suoi compagni di viaggio. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento contro ignoti per omicidio plurimo. La traversata durante la quale 6 nigeriani avrebbero ammazzato senza alcuna pietà 5 profughi ghanesi per ringraziarsi il favore degli spiriti è quella fra la Libia e Lampedusa del 1° maggio. A bordo di quel barcone c'erano 461 persone. Eravamo in viaggio da 2 giorni, avrebbe spiegato il minorenne, il mare si stava ingrossando e un gruppo di nigeriani ha deciso che l'unico modo per far tornare il tempo buono era sacrificare qualcuno di noi. Il ragazzo parla anche di donne stuprate e minacce varie. Il racconto è stato raccolto anche dalla squadra mobile di Agrigento che ha redatto l'informativa inoltrata in procura. Intanto, complice il vento di maestrale, per la 3ª notte consecutiva a Lampedusa non si registrano sbarchi. Al centro d'accoglienza ci sono 272 immigrati, fra i quali 130 minori e un'ottantina di tunisini.